Si è svolto venerdì a Palazzo Gunela l'ultimo consiglio comunale prima della pausa estiva. Secondo Aurelio Toriani, nell'ambito dell'approvazione del bilancio 2015 si è consumato uno psicodramma nel silenzio complice dei media. Ma a proposito di media, se il comune di Voghera decidesse di documentare i consigli comunali con delle riprese video, lei sarebbe favorevole o contrario? Io sarei favorevole, perché così almeno sensibilizzi l'opinione pubblica, dimostri cosa avviene nella propria città, perché molti non ne sono a conoscenza. Secondo lei perché molti comuni hanno così paura delle riprese video? Non ne ho idea, forse non vogliono mascherare ciò che non è ancora stato fatto e sostengono di fare. Il consiglio comunale generalmente è aperto al pubblico, lo sapeva? Sì, so che ha degli orari, comunque ormai al giorno d'oggi sono proprio i media che aiutano a entrare a conoscenza i cittadini delle varie proposte per migliorare la qualità anche di vita della propria città. Favorevole, perché? Perché così la gente del posto può sapere esattamente che cosa avviene in comune e quindi è positiva la cosa. Secondo lei perché molti comuni, non dico per forza quello di Voghera, ma in generale in Italia sono così spaventati all'idea che qualcuno riprenda ciò che avviene nei consigli comunali? Perché purtroppo, visto che ci sono delle spese che non possono essere documentate, che non vogliono che la popolazione ne venga al corrente, e quindi è normale che non condividano e non accettano le riprese. Lei lo sapeva che il consiglio comunale è aperto al pubblico? Sì. È mai stato un consiglio comunale? No. Come mai? È questione di tempo, questione di lavoro, quindi però che ben venga, cioè la possibilità di poterlo vedere anche non in diretta ma differita va bene. Come cittadino vogherese mi sa che la gente deve sentirsi più sicura dalla giunta comunale nuova, cioè vuol dire che deve essere tutto visto dai lettori che io, sindaco che ho scelto, fa nel consiglio comunale quello che a me come cittadino mi piace fare, cioè di fare delle regole, parcheggi, non parcheggi, quello che si decide fare, io sono contento. È giusto che venga documentato, quindi lei dice favorevole. Perché secondo lei molti comuni non sono favorevoli ma hanno paura addirittura delle riprese video? Si vede che si fanno uno a uno.